Lazar Samardžić abbiamo qualcosa in comune. Esord. Ma non è proprio credibile come cosa, cioè pago come gag. Ma a parte scherzo, io e Lazar Samardžić abbiamo qualcosa in comune. O barbiere. Il barbiere, ragazzi. Oggi ci vado e vi faccio vedere cosa combiniamo insieme. Waiu, sono giorni che si parla solo ed esclusivamente di Samardžić. E quindi ho deciso di tagliarmi i capelli come lui, dal suo barbiere, che condivido proprio con questo talento che in teoria viene a Napoli. Però più che i capelli e più che un fatto estetico, io voglio parlare con lui più che altro... Ma che ne si piazza, mi dà un bosch. Più che altro voglio parlare con lui. Mi sembra tipo un episodio di Quark. Stavo a puntici il tuo vlog. Voglio parlare con lui di retroscena, di curiosità, di come si sono conosciuti, del suo primo taglio di capelli. Mo vi faccio conoscere Salvatore e vi faccio pure vedere con chi condividerò questa esperienza mistica, fantastica. E vai you? No. Ragazzi, ad accompagnarmi in questa esperienza ci sarà anche Andrea, un ragazzo che pure lui ha intrapreso il percorso di YouTube. Ciao da Andrea. Poco, da poco, ciao. Com'è il nome del canale? GA7. Va bene, allora iscrivetevi al suo canale. Andrea, tu pure conosci Salvatore? Sì, conosco anche Samardžić. Ma è proprio di persona? No, no, non lo conosco, però so che è il miglior centrocampista per me attuale in Serie A, a mani basse. Perfetto, quindi andiamo dentro al Saloon dei Lanz. Ma ragazzi, siamo arrivati, vabbè, per chi non lo conoscesse, comunque siamo sul corso di Ponticelli, piazzetta Egidio San Domenico, e proprio dietro l'angolo c'è il Salone dei Lanz. Io ho il cappello perché ho dei capelli di merda. Ragazzi, vedete? Scendete il corso di Ponticelli fino ad arrivare al miglior barbiere al mondo, il Lanz Salon. I migliori. Buongiorno. Buongiorno. Cuore. Sabato. Dire che può mi farlo. Sei mancato, vado qua. Sabato. Ormai stai in tema New Yorkese. Sì, vado qua, Sabato. È meglio che non mi tolgo il cappello. Non ti preoccupare. Mo vediamo dopo. Ciao ragazzi. Ciao, Waiu. E Waiu. Juan. Ciao, frate. Non sente freddo, la gira. No, vede, fanno cazzo e capra. Ah, io fa caldo, oggi fa caldo. Sabato, oggi abbiamo una bella missione, eh. A livello di look, dobbiamo cambiarci. Oh, Andre, finalmente tu stai facendo uno shampoo. Dai, faccio uno shampoo a 3 mesi. Insapona bene, ma raccomando. Andre, tu i capelli come chi? Te li fai? Come me stesso. No, un giocatore. Nello bot. Aspetta. No, non bocca, no. Oggi. No. Ostigard. Meglio. Allora, Waiu, come avete visto, Salvatore Lanza. Ciao Salvatore, ciao, prima ragazzi. Volta sul canale, mio barbiere, ma non solo, perché come vi ho detto, Salvatore è il barbiere, come state vedendo da queste immagini, di tanti calciatori, tra cui un calciatore che nelle ultime ore è molto chiacchierato a Napoli. Esatto. Lazar Samardžić, talento dell'Udinese, noi ci auguriamo che possa venire. Allora oggi, Salvatore, abbiamo un cambio look per me. Alla Samardžić, cioè... È proprio alla Samardžić, ce lo voglio proprio come Lazar. Cacio sui maccheroni. Cacio sui maccheroni, tu lo sai bene come sui capelli di Samar. L'ultima volta? Basetta dietro, sfumato, facciamo 2 linee, bel lavoro. Vabbè, mo ci pensa lui, vado a fare lo shampoo. Allora ragazzi, ci siamo, Salvatore è già all'opera. Allora Salvatore, spiegaci meglio, anzi facci vedere pure con una foto proprio il taglio di Lazar Samardžić. Non che non lo conosci, pure perché i capelli ce fai tu, voglio dire. No, questa è già la prima foto insomma che avete fatto insieme. Adesso ci spiego un po' pure la storia. Mo ti chiedo io un paio di curiosità che ho. Eccolo. È lui? È lui. Il taglio è lui. Allora vediamo, qua è proprio Napoli tra l'altro. Bravo, è il gol che fece. Eccolo qua. Ma che gol che facette la della sera? Vabbè sì. Vabbè, però ci manette un po' in ganna a Lazar quella sera, perché comunque perse 4-1. Però a dire la verità, ho esultato. Esultato? Nonostante sono malato un avolo, però ho esultato. Ma perché è un amico? E perché per forza ci sono. E poi il gol in sé per sé è stato bellissimo. Ma infatti spiegaci un attimo, cioè com'è che è nata sta amicizia prima di tutto? Quando è che è nata? Praticamente è nata circa 2 anni fa tramite Nesto Rossi. Mi chiamò e stavano a Napoli e andò a fare i capelli nel ritiro. E Nesto mi disse che praticamente ci stava anche Lazar. Io contento della cosa, subito mise all'opera. E da lì è scattato, diciamo, un colpo di fulmine che ogni volta che può mi chiama e vado nel ritiro. Beh, infatti, cioè, pure questo volevo spiegare, cioè alla fine sei il suo barbiere chiaramente quando viene a Napoli ed è lui che ti chiama. O nelle città vicine, tipo Salerno, tipo Roma, capito? Tipo... Pure a Roma? Sì, sì, è il mese scorso è stato a Roma. Ah, quindi l'ultimo taglio che gli hai fatto è stato il mese scorso proprio? A Roma, sì, fine novembre. Come andò a finire la partita, mi sono dimenticato? Se non ero perse l'Udinese. Perse l'Udinese? Sì. Vabbè, però è un fenomeno. Mamma mia, speriamo bene. Ma infatti alla fine la speranza, ma a prescindere da tutto, che poi magari bene, lo conosco.
Insomma, però a prescindere da tutto, cioè per il Napoli, sì, me lo auguro proprio per Pirlo. Me lo auguro per il Napoli, però ti dico la verità, ero felice pure se andava all'Inter ad agosto, proprio per lui, per il salto di qualità, perché è un ragazzo che è una persona eccezionale. Ma a prescindere dai capelli, cioè voi vi sentite pure extra cose? Sì, sì, spesso su Instagram, cioè, su Instagram abbiamo messaggi, sì, sì, ci sta un bel rapporto. Quindi se dovessi fare questo video lo faccio uscire, magari lo può pure vedere. Sì, come no. Ti amo, Lazar, ti amo proprio, cioè cerca di venire. Ma proprio detto tra di noi, intanto sta pure Andrea dietro, non so se lo vedete. Sta facendo pure se capito. Com'è il taglio di Samardzic? Praticamente il taglio di Samardzic ha tre punti luce, basetta e nuca, e si fa due linee zone mastoidi a sinistra. Però cambia spesso, a dire la verità. Sì, sì, sì. Adesso, cioè, attualmente ce l'hai due graffi dietro? Attualmente no, perché se li sta facendo crescere. Però non li facciamo perché comunque è il nostro taglio preferito di Lazar. Sì. Per noi Lazar ha quelle due linee, questo taglio che ti sta facendo. Ma pure questa è l'altra curiosità. Cioè, il calciatore, ma a prescindere da Lazar in questo caso, ma il calciatore quando ti chiede, cioè te lo chiede lui il taglio di capelli? Che pure, oppure sei tu che... Più delle volte sono io, dice fai tu, però ci sono calciatori di... che ti chiedono espressamente come lo vogliono. Sì, sì, sì. E ti è capitato mai? Ma questo è proprio una mia curiosità. Ma è capitato che qualcuno se l'ha mandato pure non ci è piaciuto il taglio? Mai. No. Ma come si fa? No. Allora, non voglio essere troppo di parte, ok? In questa no, cosa. No, non voglio essere troppo di parte in questa. Però, cioè, ditemi pure voi, alla fine di tutto, come si fanno a mandare i capelli e la storia parla chiaro? Quanto tempo state? 2009. Fatemi un po' quel culo, da quanti anni sono? Superato? Notizia in diretta. Sky ha detto che sono forse stati superati i problemi di diritti d'immagine proprio di Samardzic. Dai, stasera c'è la firma. Speriamo bene. Speriamo bene. Comunque sarebbe un bel passo in avanti per la sua carriera. Mo, come dicevi prima, lo sarebbe stato pure all'Inter. Sì, però mo, qua parla il cuore direttamente. Vabbè. A Napoli. È meglio ancora. O però, come detto prima, no? Cioè, stai in mezzo, diciamo, a questo giro, penso già da diverso tempo, no? Giro di calciatori intendo. Sì. Come che ci si è entrato? Tutto è iniziato, se non ero, nel 2017, grazie al mio grandissimo amico, ma amico è molto ridimensionato, praticamente, fratello, Rolando Mandragora. Ah, Mandragora? Sì, centrocampista della Fiorentina. Sì. A suo tempo in forza alla Juve. Era reduce del mondiale under 20, che praticamente il suo cognato era mio cliente. Antonio mi chiamò, il cognato, e mi disse: guarda, c'è stato Rolli, vorrebbe tagliare i capelli. Poi da lì è nata un'amicizia anche con la sua famiglia. E proprio stamattina è venuto il papà, una persona eccezionale. Diciamo che tutto questo lo devo a lui, perché poi tramite Rolando mi ha fatto entrare nei ritiri della Nazionale Under 21, dell'Udinese, della Fiorentina, del Torino, quindi... Bellissime poi, soddisfazioni. Sì, sì, la cosa nasce cosa. Poi è chiaro, un po' la bravura, un po' bisogna sapersi porre nell'occasione. Diciamo, ci sono rimasto, tra virgolette, perché poi il mio lavoro è al salone, però quando mi chiamano e devo andare in questa occasione, non perdo l'attimo. Ma i calciatori quindi qua non sono mai venuti? C'è stato qualcuno che è venuto qua? Qua è venuto Mandragora, è venuto Perisan, portiere dell'Empoli. No, maggior parte sempre io da loro. Che vabbè, probabilmente sarà in qualche hotel dove alloggiano comunque con le squadre. Sì. O centro sportivo. E il calciatore che ti è rimasto più impresso per aver visto da vicino? Vabbè, nessuno sapiglia i colori, chiaramente, perché sarà tutto quanto una bella emozione. Ti dico la verità, ogni calciatore che vede mi emoziona, perché per me è una persona nuova e per me è un mito, perché comunque parliamoci chiaro, il calciatore è sempre il calciatore. Uno lo vede sempre in vista di eroe, quindi sempre in televisione, poi in televisione, poi all'improvviso ci trovi a fare i capelli, te lo trovi sulla sedia a fare i capelli. Però è chiaro, ci sono dei calciatori che comunque io ce le consentimento, tra cui Lazar, Nestorowski, Mandragora, che comunque sono persone a me a cuore, perché ci trattiamo, certo, sono vicini. Con Nesto mi sento spesso. Vabbè, oggi per esempio di anche un calciatore a Napoli, youtuber lì. Ah beh, questo sì, sì, tiro pure un capitano a rete. Sì, due, no uno. Anzi, a Nesto gli devo tanto, perché comunque mi ha dato lui l'opportunità di conoscere Lazar. Da cosa nasce cosa, capito? Comunque, a proposito di capelli, stanno prendendo forma, eh? Assolutamente. Già li vedo. Sì. Ovviamente vi faccio vedere pure da dietro. Allora, Sabato, prima mi hai detto, l'ultima volta che gli hai fatti è stata a Roma contro la Roma, da come ho capito. È la prima volta proprio che gli hai fatti i capelli, te lo ricordi? Sì. Contro il Napoli. Contro il Napoli, che anno? 2022. E ti ricordi quella prima volta che è successo? Se vinse o meno l'Udinese? Mi ricordo una sola cosa, un aneddoto. Va, racconta. Che mentre tagliavo i capelli a Nestorowski mi disse: adesso tagli i capelli a un fenomeno. Che questo era due anni fa e non se ne parlava così tanto. No, assolutamente. Ha detto lui tanta roba, forte. Ha avuto ragione. Ha avuto ragione. Si è rilevato quello che è. Ragazzi, adesso vi lancio una sfida qui in diretta. O faccio una storia, lo sentirete anche voi. Sei d'accordo, Salvatore, chi si fa paura quando passi fatti? No. È una sorpresa,
per Salvatore. Guaiu, siamo dai Lanza, siamo con Salvatore e se arriva Super Allan, dillo. Se Salvatore arriva a 20.000 follower sulla pagina, facciamo i barbieri per 24 ore e tagliamo i capelli pure a Salvatore. Aiuto. Sì, e facciamo pure il video su YouTube. A me. Altro. Sì, a te. A me. Noi variamo. Vai. Però è una bella cosa. Come no? Io stavo pensando, no? Cioè, Lazar viene una volta ogni tanto, giustamente, per le varie trasferte. E mo' potesse andare proprio cliente fisso. Spero. Lo spero. Sicuramente il primo taglio glielo devo fare io. Ah, ma penso pure per una questione di amicizia. Come? Non può abbandonare. Non può abbandonare. Intanto iniziano ad arrivare i follower. È perché voglio vedere il video. Voglio, mi raccomando, su Instagram seguite i Lanza. Perché allora sarebbe, non lo so se su YouTube esiste questa cosa. Potrebbe essere la prima volta di un format del genere. Cioè che ci improvvisiamo praticamente barbieri per un tot di tempo. Potrebbe essere pure una giornata. Sì. Allora poi se facciamo buono, o barbiere ci fa. Se ne facciamo buono ci fa lava usa lui, che ne sai? Capito, invece l'ultimo calciatore al quale hai fatto i capelli? L'ultimo, sì, è stato prima delle feste di Natale proprio a Lazar. Lui è Lovric, un altro mio carissimo. Ah, pure Lovric. Cioè, Lazar si può fare una bascia da Lovric, sì. Lo so, per te e lui. Pure altro da Lovric. Però non capisco questo fatto di Lazar che nell'ultimo periodo non è manco titolare. No, perché poi leggo le persone, oh, ma ci sta, tuo blog sta muoviando lo panchinarco. Ma no, secondo me tutto è tranne che panchina. Non sarà mai panchinare in qualsiasi squadra. No, ma c'ha una tecnica invidiabile. Io veramente, ma a parte scherzi, mi ricordo quel gol che fece l'ultimo Udinese-Napoli 4-1, che si scarta tutta la difesa. Ma se non mi sbagli, dai sul time out, che forse già stai pensando gol dell'ex. Ma a proposito di capelli, la fatica ci fa domanda, perché cioè, comunque se ne è parlato ultimamente. E visto che si parla di capelli e di acconciatura, c'è sta quella famosa foto di Capodanno. Ho capito. La famosa foto di Capodanno, tra l'altro ho visto pure che ci sono stati alcuni articoli che hanno fatto su di te, che giustamente penso ti sia espresso su questa cosa. No, ma non mi sono espresso, ho fatto un semplice commento dove probabilmente hanno capito, diciamo, altro. Perché io ho detto nessuno può conoscere i capelli meglio di me. Ma è inteso perché io conosco la persona. E quindi per te diciamo è lui, da dietro. È lui, ma non ho detto che il Napoli ha acquistato Samardzic. Ma se l'avessi saputo non l'avrei detto. E poi per la persona che non me l'avrebbe mai detto, perché comunque una persona. Vabbè, su cose pure private. No, ma a parte che è una persona riservatissima. E io non gliel'avrei mai chiesto. Io dopo ti faccio e vedere. Conoscendo ti confermo tutto. Ti faccio vedere le chat, se ti faccio vedere se c'è un messaggio che io gli chiedo. Anche in questo periodo che si sta parlando solo di Samardzic. Se ci ho chiesto, guarda, se hai firmato, vieni, questo. No, non esiste proprio. A parte che quello fu un commento che feci pure io, ma chiunque. Ma chiunque. Appena visto la foto. Ma se vedi quella foto ci stanno da migliaia di commenti. Si sono accaniti sul mio. È perché giustamente ce l'hai fatto due capelli, quindi non sai come. Ho capito, ma da qua a dire pagine, il barbiere di Lazar, il barbiere di Samardzic confermo. No, è chiaro. Ma non l'avrei mai detto. Diciamo un commento, a parte un barbiere, diciamo un commento da diffuso come tutti quanti noi, hai visto che la cosa. Esatto. E poi comunque cruscio buono, diciamo, i capelli. Quindi può essere pure che il Napoli avrà fatto qualche giochetto, dici, ma quello di marketing ci sta una giocata, ci può sta. Come no? Tra l'altro te ne pure 24 ore da scelta. E siamo nel 2024. Vabbè, tutte comunque, quelle cose. Magari ha voluto lasciare intendere. Stesso rosa Fiorino. Maestro rosa. Ok, diciamo le famose linee. Allora, questa oggi è la mia parte preferita. Di solito ce le ho più basse, però poi tengo io proprio dove ce l'ha lui incastonate. Ce ne ha due, se non mi sbaglio. Sì. Allora, giù, come vedete, mi sono sciacquato, mi sono fatto pure la barba e adesso perfezioniamo questo taglio alla Lazar Samardzic. Abbiamo iniziato il 2024 bene. È ordinato, è pulito, si sistemato. È Lazar Samardzic. È lui. Altro dietro, nuovo come taglio per me. Sì. Che rispettava la cosa. Sì, abbiamo tolto. Perché io di solito, come cioè, li facciamo? Fine sì. Giù. Avevo la punta di diamante fine dietro. Capisci. Adesso l'abbiamo tolto e abbiamo fatto il punto luce, zona nuca. Punto luce, siamo in gioielleria, ragazzi. Sì, punto luce, zona nuca e basetto. Con due segni simmetrici, zona mastoide. Andrea, che sono i mastoidi? Ah, gli sgoccioli. Però sapete, non fa una cosa. Allora, mo io me li sono fatti come lui. Se dovesse venire qua, il primo taglio che gli fai, glieli fai a lui come me. Come io. Speriamo che se li fa fare e soprattutto che vado io. Facciamo una promessa. Lazar, taglia di capelli come me. Perché okay, Salvatore mi ha dato una bella soddisfazione. Mi ha detto un ragazzo è venuto qua stamattina al salone, Kait. I capelli come superarla. Quindi con il triplo graffio dietro. Esatto, sì. Questa è la stiratura che piace a me. Dai! Ale! Mi stai inquadrando, mo come stai inquadrando? Poi ditemi nei commenti che voi dovete dare questo taglio di capelli. Che cos'è questo? Waterworks, una cera d'acqua della nostra lingua. Non ho capito.
No. Guarda là, guarda sulle Juca, devo calcare sulle campi della Serie A, Andrea, come sto? Chiama Federico, io qui a Berlick, cioè in Serie A. Non veniamo in quadrammo. Sabato, dimmi. C'è una classica frase che ti dice, Samarzic, non ti dice fatti capire? O ti dice solo grazie? No, no. Complimenti. No. Non dice niente. Taizia, se no. Beh, la soddisfazione. Secondo me, nuovo taglio sbloccato questo qua, Sabato. Sì. Ti dico la verità. Nuovo anno, nuovo taglio. Esatto. Andrea, nuovo anno, vecchio taglio, is. Il 2010. Dopo barba profumo finish taglio alla Lazar Samarzic fatto con auspicio che venga a Napoli, ma da venire ci incontriamo, vediamo quali tagli più belli, chi è più bello a livello estetico, chi è più forte in campo e via.